Bidoni della spazzatura che galleggiano sulla strada, immagine e simbolo di questa nuova ondata di maltempo, con precipitazioni ininterrotte già da ore, specialmente sulla costa. Qui siamo a Montesilvano, con la zona retropineta e pineta completamente allagate e interdette al traffico. Il comune ha già attivato il COC per le emergenze e ha predisposto l'utilizzo di idrovore nelle zone più colpite, via Torrente Piomba, via Isonzo, via L'Aquila, via Bradano. Sotto controllo il Saline al confine con Città Sant'Angelo, ma il traffico è praticamente bloccato sulla nazionale mentre piove incessantemente da ieri. Grossi disagi anche a Pescara, dove è stata annunciata anche qui l'attivazione del COC. Operai del comune, polizia locale, protezione civile e personale delle società partecipate sono in strada dalla scorsa notte per risolvere le numerose criticità, specie per scongiurare l'otturazione di circa 20.000 tombini. In via della Bonifica ha ceduto una storica quercia, già rimossa dal manto stradale, come state vedendo dalle immagini. Intanto gli studenti della Bellisario, costretti a chiamare la polizia per l'allagamento della scuola e i termosifoni spenti. Diverse tensioni, la situazione sta tornando alla calma. Siamo in campo per ogni emergenza, assicura il sindaco Masci, anche se le precipitazioni sono talmente abbondanti che ci vorranno ore per il ritorno alla normalità. E intanto in queste ore si segnalano forti disagi anche al porto turistico, dove il forte vento e la pioggia stanno mettendo a dura prova le misure di sicurezza, soprattutto alle imbarcazioni, mentre si registrano allagamenti anche a Francavilla al Mare, dove sono stati chiusi diversi sottopassi.